Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Oggi parliamo di un prodotto per la cura della persona. Smart. Una massaggiatrice. No, scusate, un'altra cosa. Stiamo parlando del Philips Serie 7000. 7960 il modello, esattamente. Madonna. Sì, perché poi varia per gli accessori compresi all'interno del packaging. Ma prima di tutto questo, prima di entrare un po' più nei dettagli, perché un rasoio può essere smart, vi invitiamo ad iscrivervi al canale, attivare la campanella, in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta caricheremo un nuovo video. Ma prima di questo, prima di radervi la faccia, radetevi la nostra sigla! Radetevi la sigla, proprio la strunzata, però vabbè, ecco. Andiamo a fare l'unboxing molto veloce. La confezione non c'è perché è stato regalato a mio padre un po' di tempo fa da Marco e ho buttato la scatola, però niente, il package è quello, ma la sostanza è qui dentro. Avete il comodo borsello da viaggio, la classica zip, apriamo, troviamo il rasoio con testina oscillante, non solo qui ma anche le singole testine oscillano in maniera indipendente, tasto di accensione da questa parte. Può essere smontato tirando tranquillamente, ma attenzione, c'è anche l'accessorio per regolare la barba e regolare le basette. Il prodotto in questione è un waterproof, ma per maggiori dettagli adesso ci affidiamo a Marco. Naturalmente all'interno della confezione troviamo anche il caricabatterie. La batteria ha una durata di circa 50 minuti dopo una piena ricarica di un'ora, quindi in un'oretta si ricarica e poi avrete un utilizzo di 50 minuti. Cioè 50 minuti per farsi la barba, esatto, cioè vi strappate con la pinzetta i peli della barba praticamente. Altra cosa da vedere, poi passeremo alla parte smart. Appunto, l'estrazione delle testine è veramente molto semplice, a pressione, come vi ho fatto vedere Michi. Nella parte frontale, nella parte in basso, dove vedete tutto grigio, accendendo il rasoio verranno visualizzati, vedete, delle icone luminose. Qui verrà indicato anche quando è il momento di pulire la testina, questa qui, quindi ve lo indicherà automaticamente, la potrete lavare aprendola, molto semplice, in questa maniera. Sciacquarla come vi pare sotto l'acqua, appunto essendo resistente all'acqua, e poi la rimonterete sopra e partirete a farvi la vostra barba. Altra caratteristica invece del regola barba è che potete regolare anche l'altezza del castello. 5 impostazioni. Potete impostarlo da questa levetta qui sotto. Qui sotto c'è la levetta, basterà spostarla per poter abbassare o alzare il castello del regola barba. Potrete scegliere di farvi la barba o in modalità con la pelle secca così com'è, cosa che non consigliamo, oppure potrete andare a bagnare la pelle con acqua calda e poi mettergli anche tranquillamente la schiuma da barba e farvi anche la barba sotto la doccia, per dire, senza alcun problema. Questo soprattutto per chi ha la pelle un po' più sensibile e quindi l'ausilio della schiuma da barba rende molto più fluida e scivolosa la pelle, in modo tale che il rasoio non vada a provocarvi delle irritazioni fastidiose. Abbiamo la possibilità di impostare 3 modalità di rasatura andando a cliccare il tasto di accensione, e quindi avrete la modalità normale per pelli normali, per pelli sensibili e per pelli ultra sensibili. Quindi per chi ha problemi di irritazione nel farsi la barba, questo rasoio è consigliato assolutamente. Ma la domanda che ci facevamo all'inizio è: perché lo avete presentato qui sul canale? Cos'ha di smart questo prodotto? Ebbene sì, dovete prendere il vostro telefono e andare a scaricare l'app apposita Groom Tribe. Ve lo dico come si scrive, almeno non si sbaglia. Groom Tribe, che è l'app ufficiale dei rasoi Philips. E andiamo a vedere un po' cosa si può fare da quest'app. Quindi, una volta scaricata l'applicazione dal Play Store e dall'Apple Store, dopo aver collegato il rasoio
semplicemente attivando il Bluetooth sul telefono cellulare. Questa è la schermata principale che vi ritroverete. Da qui avete tutta il modello del vostro rasoio, la percentuale della batteria, la durata dell'ultima rasatura, la percentuale di movimento corretto. Volendo potete iniziare una rasatura guidata, in quanto vi darà dei consigli su come radervi al meglio. Cliccando in basso a sinistra su rasatura potete farlo in tempo reale, partendo da zero naturalmente. Questa era una sessione fatta precedentemente e da qui vi dispenserà i consigli di cui vi parlavo prima. Potete anche cambiare la modalità di rasatura da normale a extra sensibile a sensibile. Nella parte centrale in basso trovate la voce assistente, nella parte in basso a destra trovate il menu impostazioni, dove potete andare o a disassociare il rasoio dall'app, verificare le impostazioni del vostro account e poi la sezione supporto, dove ci rimanda tutte le FAQ ai contatti direttamente con Philips. Nella pagina principale, andando a scorrere nella parte in basso, andando a cliccare su il mio piano di rasatura, possiamo andarci a selezionare un piano di rasatura specifico in base alla nostra problematica o alla nostra situazione, quindi una rasatura precisa ed efficace, se si ha del rossore, graffi e tagli, insomma parecchi consigli su come potersi al meglio radere. Cliccando invece nella parte in alto la mia rasatura, dove c'è il simbolo del calendario, possiamo vedere che qui ci dà tutto l'elenco delle nostre rasature effettuate, la durata, come siamo stati, quanti movimenti, percentuali di movimenti corretti abbiamo fatto, insomma abbiamo tutto il riepilogo di quello che abbiamo fatto con il rasoio. Il prodotto che vi abbiamo presentato lo trovate su Amazon ad un prezzo di attualmente in offerta 138 euro, e se volete fare un regalo a voi stessi o a un vostro amico, un parente, è un ottimo prodotto da poter utilizzare. Trovate il link qui sotto in descrizione, vi basterà cliccarci sopra, vi rimanda direttamente ad Amazon. Che dire ragazzi, un ottimo prodotto, naturalmente Philips è leader in questo settore, e ci vediamo alla prossima rasatura, al prossimo video. Al prossimo video, ciao, ciao ragazzi! Ciao.